Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Extra Liscio, il progetto di Mirko Mariani insieme alle leggende del Liscio, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, torna con un nuovo singolo, Merendine Blu. Il brano è un tradizionale ungherese, una musica folk ungherese proprio antico, proprio vecchio. E dopo l'ho riportato con me, dopo un viaggio che ho fatto in Ungheria, l'avevo ascoltato in una televisione di quelle di paese, l'ho riportato qua, in quel periodo ero in tournée con Pacifico, gliel'ho fatto sentire. Avevo già questa idea di chiamarlo Merendine Blu, perché immaginavo una sorta di spinaci di braccio di ferro, insomma, una merendina dei poteri celestiali. E niente, eravamo in tournée, ci siamo messi a fare questo testo, è venuto fuori questa roba tra il bar di periferia e la navicella spaziale. Dico una frase forte. Mi odieranno tutti i miei vecchi amici musicisti, tutti, però io ora sto vivendo l'esperienza della mia vita musicale, perché di fianco a me ho delle vere rockstar. Gente che veramente ha dato la vita alla musica 365 giorni all'anno, non guardano in faccia gli orari, lì si suona finché la gente balla. La cosa clamorosa è che avete deciso di passare la frontiera e andare all'estero, cioè in Emilia, con la collaborazione di Orietta Berti e di Lodo Guenzi. Sì, perché bravo, siamo andati fuori, abbiamo sconfinato, perché... Era bello questa idea della bipolarità di questo brano, no? Del bar di periferia e della macchina spaziale che va verso lo spazio. Sì, che io ho visto un po' l'idea come la Orietta Berti, come la nostra superstar intergalattica, interspaziale. E Lodo Guenzi invece mi sembrava giusto per poter stare nel bar, magari mentre distribuiva gelati, coni alla marena, ghiaccioli a tamarindo, chinotto e soprattutto giochi di grande moda, tipo soldatini, figurine. Teneva ben la conversazione da bar su a sé. Suona, macchina del tempo, suona, suona e tutto cambierà. Voglio indietro la mia noia, la mia stanza, la felicità. Caschere vuote, motorino, calci in culo, testa in giù, un ghiacciolo al tamarindo, patatine, merendine blu, astronauta tra le stelle, fammi un fischio e salgo su, porto un cono alla marena, un chinotto e merendine blu. Diciamolo, Merendine Blu esce in un momento un po' complicato, però forse è il pezzo giusto, dai. È andata bene così, perché alla fine è un brano spensierato, un brano allegro, un brano che parla di fantasticare con la testa, ci si può pensare tutti supereroi e si può vedere qualcosa nel domani, di qualcosa, una scappatoia c'è sempre. L'uomo ha un'intelligenza talmente assurda che una scappatoia la trova tutto. Però ti dico la verità, è stato giocato tutto anche per caso, perché la settimana che hanno bloccato l'Italia era di quei giorni che usciva. È uscito perché era tutto pronto, è andata bene così. Tu pensa, Marta, che un dei miracoli più grandi di Extra Liscio è scattato praticamente con l'incontro di Ermanno Cavazzoni, tu conoscerai, il famoso scrittore che ha ispirato l'ultimo film di Fellini, La voce nella luna, no? il suo romanzo, e Elisabetta Sgarbi, che scriviamo addirittura elevando il Liscio dove il Liscio non è mai andato, cioè far diventare il Liscio una musica nobile. Tra un pochino i suonatori di Liscio saranno diventando degli snob, hai capito? Perché li hanno talmente maltrattati per tutta la vita, perché tu suoni il Liscio, io quando dicevo in giro che facevo, cercavo di riportare in voga un po' il Liscio, la mia idea era quella del punk da balera, sporcarlo con del punk per poter arrivare ai giovani, invece adesso ancora di più, lo stiamo elevando a qualcosa di nobile, a qualcosa veramente della musica popolare nel più bel senso del termine. Grazie a Ermanno Cavazzoni e Beta Sgarbi stiamo vivendo questo grande sogno di questa massima esplosione di questo momento di Extra Liscio.